noi adesso ci stiamo riunendo in assemblea con i lavoratori, decideremo insieme a loro le iniziative di lotta da portare avanti da oggi fino alla prossima convocazione che auspichiamo avvenga al più presto possibile al Ministero del Lavoro. Noi vogliamo tutelare tutti e 543 lavoratori che hanno lavorato nella commessa di Alitalia e quindi noi chiederemo con forza, anche eventualmente adendo le vie legali, che i lavoratori vengano tutti, i lavoratori di Palermo vengano tutti tutelati e trovano lavoro anche con la nuova commessa. L'accordo del 2021 è carta straccia per una delle aziende che ha preso questi lavoratori e che li ha fatti lavorare fino ad oggi per la commessa ITA, cioè parlo dell'azienda Covisian. ITA non si è presentata al tavolo, un fatto vergognoso a nostro parere, molto grave, una mancanza di rispetto non solo nei confronti delle istituzioni, ma anche e soprattutto nei confronti di 543 lavoratori di Palermo. Covisian ritiene che l'accordo non esiste più e quindi di conseguenza ha aperto le procedure di licenziamento per i lavoratori che attualmente lavorano quella commessa. Noi contestiamo questo fatto perché quell'accordo è stato firmato alla presenza del Ministero del Lavoro che faceva da garante per l'assunzione di 543 lavoratori. Noi cercheremo in tutti i modi di far valere quell'accordo perché è un accordo che secondo noi deve necessariamente avere vita e deve garantire il lavoro per tutti. Il lavoro non si tocca, il lavoro non si tocca! Cosa vogliamo fare noi come gruppo di persone? Chiaramente manifestare, arrabbiarci, rendere palese il nostro dissenso, perché le notizie sono atroci. Si parla del governo che stipula un accordo e lo stesso governo poi lo decide che non va più bene, il committente, chi ha la commessa che decide di fare quello che vuole. Alla fine dei conti chi è che rischia il posto di lavoro sono solamente i ragazzi che da 20 anni alcuni, comunque mediamente 20 anni, hanno portato avanti un servizio anche di alto livello.